bandir Cace purta ma piccirin rindo cori Una voce, una passione Quando a Lucca ma squarcia con forza Napoli Tu cace fai gagnere pure felicità Mica ti seguimmo pur quando tu stai qua Noi facciamo sentire a chi non è nato qua Figli e sti colori e sta città Vivo solo di te, ma te faccio per te, cuore mio, vita mia. Vivo solo di te, ma te faccio per te, cuore mio, vita mia. Amma sofferto quando non si sta in Serie A, siamo felici mo che stiamo qua. Napoli, vivo solo di te, ma te faccio per te. Parla a nome di tutta questa gente, grazie tanto, e stu squadrone, ci portate tempo belle Maradona, non più bello pubblico con calcio può tenere, quando sta partita vanno in corsa pavere, mestre dell'azzurro pure preti sta città, ci abbracciamo insieme ballo. Vivo solo di te, ma che faccio per te, cuore mio, vita mia. Vivo solo di te, ma che faccio per te, cuore mio, vita mia. Amma sofferto quando non si sta in Serie A, si mi felice mo che sta mica. Napoli, vivo solo di te, ma che faccio per te. Giugliatella, Cassia di gioca e frolla, dei fratelli correali, una prima che è speciale, ma dillo chi su sfizia, altrimenti ci scapizzi, a sfugliatella. E che vi siete persi? Vuoi sapere se puoi fidarti? Vuoi sapere dove va? Vuoi sapere dove sta? Vuoi sapere con chi sta? Vuoi sapere chi è? Partenopolo Investigazioni. Vi dice chi, come, quando, perché. Ed anche qualcosa in più. Appassionati di calcio, tifosi del Napoli, amici di TLA e di Sky 903, un cordiale saluto e bentrovati ad un nuovo numero di Linea Diretta con i tifosi, consueto appuntamento settimanale con il calcio e con il nostro e vostro Tommaso Mandato. Buonasera Tommy. Buonasera, buonasera a voi. Eccolo qua, la regia ci ha fatto già vedere l'altro ospite che è Carmine Tascone. Buonasera Carmine. Buonasera, buonasera a voi tifosi. Eccoci qua, buonasera a tutti voi. Insomma, è stata una settimana anche questa di parecchi, una settimana di così interlocutoria per quanto riguarda il campionato. Tutto è rimasto come prima, Tommaso, tutti pareggiano, non segnano, però si parla sempre degli altri e poco del Napoli, in senso positivo naturalmente. Ah, c'è stato un rallentamento generale, sembrava insomma chiaramente quella partita la più importante, lo scontro diretto Juve-Inter che era finito nel pareggio, potesse agevolare le inseguitrici.
invece sia la Roma che il Napoli, soprattutto anche la Lazio ieri sera, hanno steccato completamente. È chiaro che secondo me stanno pagando forse un po' tutti la partenza, diciamo, esagerata che c'è stata, soprattutto il Napoli. Nella prima partita è andato fortissimo e in questo momento si vede che c'è un momento di appannamento, soprattutto lì davanti ci sono delle difficoltà, data dal fatto, insomma, che sono poi sempre gli stessi interpreti. Aggiungici questo poi le gravi assenze che ci sono, soprattutto su quel lato sinistro che è stata l'arma letale del Napoli in tante occasioni. Ed è chiaro che non vuole essere una giustificazione, non vuole essere un attenuante. Dobbiamo guardare in positivo perché nonostante queste battute d'arresto il Napoli è lì a un punto dalla capolista e sopra un punto dalla Juventus. E allora io vi ricordo, amici telespettatori, che siamo sempre in diretta, salutiamo tutti quelli che ci guardano da lontano e c'è la possibilità di intervenire e dire la vostra, come di consueto nel nostro programma che ha come titolo Linea Diretta con voi, con i tifosi azzurri. Carmine Tascone, le considerazioni che ha fatto Tommaso vengono aggiunte dalle tue. Dopo il grande inizio di stagione, Angelo, nelle prime 8, 9, 10 partite, onestamente un clutch veramente eccezionale. Io penso che hanno avuto un calo di densità, di determinazione, di concentrazione, di spirito di abnegazione, perché è impossibile che in Napoli sono 3-4 partite che stanno giocando in un modo veramente, o a me, secondo come vedo il calcio, un po' che non mi sarei mai aspettato. Onestamente. Sì, naturalmente questo modo di giocare del Napoli nelle ultime tre partite è frutto anche dalla indisponibilità di alcuni elementi. Sì. Questo che cosa significa? Che Sarri ha costruito una squadra bloccata e non sta cercando di inserire anche gli altri, o gli altri non riescono a inserirsi come titolari? Ma Sarri la scorsa settimana, proprio sul giornale Il Mattino, a firma di Pino Taormina, che io compro il tuo giornale tutti i giorni, scrisse che dovevano giocare tutti quelli dei giocatori che giocano sempre perché non c'era una qualità di ricambi. E allora io dico, caro mister, i ricambi, ma tu in banchina ci sei andato tu. Perché questo non l'hai detto quando sono arrivati tutti quei bravi giocatori? Perché questi sono bravi giocatori che non hanno esperienza, non hanno ancora determinazione perché sono giovani, sono ragazzi. Ma i vari Diawara, i vari Rocchi, i vari Zielinski, sempre Zielinski, lei lo mette esterno, balta a sinistra, ma lo mette fuori ruoli, non può giocare, ti ha sbagliato due gol davanti alla portiera. Che mentalmente è arrivato lui per cercare di fare gol. Poi uno l'ha mandato nelle curve e è andato nei distinti. E non va bene così. Sì, cerchiamo di prendere un po' più di organizzazione mentale con i giocatori, se no secondo me ce la vedremo brutto. Sì, sono tante le scuole di pensiero, sono tante le soluzioni che tutti propongono in questo momento. Mi sembrano veramente tutti allenatori, tutti conoscitori di calcio, tutti capaci di dire bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro, bisogna fare questo, dimenticandosi però che forse c'è un uomo alla guida che Tommaso ha sempre difeso dall'inizio del suo lavoro, che si chiama Maurizio Sarri, il quale continua ad andare avanti per la sua strada, anzi a vedere il bicchiere mezzo pieno, così come le ultime dichiarazioni di domenica. Sì, io parto dalla considerazione che la sua credibilità non l'ha maturata in una o due partite, ma sono 2 anni e mezzo, insomma, che ha fatto vedere che effettivamente è molto capace. È chiaro che siamo in una fase delicata, quella della gestione della rosa. L'anno scorso forse hanno giocato 11, 12, 13 giocatori, quest'anno forse abbiamo visto qualcosa in più, i 14, 15, 16 calciatori. La difficoltà sta lì davanti, noi non riusciremo mai a capire perché c'è un poco assortimento lì davanti degli attaccanti. È vero che non puoi programmare quelli che sono gli infortuni, non tutti, cioè tutti noi sapevamo, insomma non sapevamo, non potevamo immaginare che Milik ricadesse chiaramente in un nuovo infortunio, però avere qualche alternativa in più. No, Carmine, cioè non costringere poi lo stesso Mertens, che è stata una grande soluzione, ma è una soluzione sempre, voglio dire, inventata al momento. Avere un'alternativa in più, secondo me, era necessario e fondamentale, perché a un certo punto io vedo che le squadre avversarie hanno cominciato a prendere le misure sul gioco del Napoli in queste ultime partite e quindi dovresti avere un'alternativa, soprattutto lì davanti,
gli esempi erano quelli, no? Zapata, Paoletti, cioè l'ariete di turno che ti può dare anche degli sbocchi diversi. Tom, scusi, tu hai parlato di Mertens, ma Mertens oggi, se andiamo a vedere le ultime 3-4 partite, è il giocatore peggiore che sta giocando nel Napoli. Ma io non è una critica alla nostra, io sono stato il primo, quando lavoravamo lì da Correale, a dire lasciatelo lavorare che è un grande giocatore, stavamo tutti e tre. Tutte. Ma però Sarri in questo momento secondo me ha già qualche spirito all'orecchio, o veramente lui dice quello che pensa, non è verità, perché non è possibile che dice delle cose inesatte sulla sua squadra. Andiamo subito al telefono, i telespettatori subito si impossessano della linea. Pronto? Buonasera. Buonasera, chi parla? Michele da Treviso. Michele da Treviso, buonasera. No, buonasera a tutti. No, io mi voglio allacciare al discorso di Carmine, allora, dicendo, no? Sì. Che Sarri ad agosto valuta i giocatori, giusto? Sì. Però secondo me il Napoli, cioè un calciatore professionista, non accetta la panchina, quello è il concetto che purtroppo succede in molte società. Il motivo vero è che tanti tifosi, secondo me sarà quello lì, come la vedo io. Per carità, il Napoli è una grande società, avrà una grande storia, ma un top player, un grande giocatore, cioè diciamocela tutta, può venire a fare la panchina di un Mertens, con tutti i rispetti, oppure di Milik, perfino Zapata non è voluto rimanere. Secondo me chiunque venisse. Certo, certo, ti faccio rispondere, grazie. Lui dice, nel Napoli non vengono grandi giocatori perché non sono certi di giocare subito al posto di quelli che giocano i titolarissimi, e allora vanno in altre squadre, addirittura quelli che c'erano qui vogliono andare via. È successo Zapata e Strinic. Sì, però questo non dipende tanto dal, secondo me dipende molto anche dal discorso societario. Io ti faccio un esempio, la Juventus, che è una società diversa purtroppo rispetto al Napoli attuale, è in grado di gestire una situazione di un numero maggiore di calciatori, di un certo livello. 26. È lì che è tutta la differenza. A Napoli chiaramente non c'è questa struttura che riesca ad assecondare anche coloro che vengono, nel senso che, cerco di spiegarmi meglio, al di là dell'aspetto tattico, tu sai che vai nella Juventus e puoi giocare come non puoi giocare. Nel senso che anche se c'è un grande investimento e percepisci degli stipendi grossi... Non ti voglio interrompere, no, figurati. Dico, questo accade anche nel Milan e nell'Inter. Diciamo in maniera diversa, perché lì chiaramente sono società in fase di ristrutturazione. Ma io mi sposo nel tuo discorso. Chi va a Milano, con l'Inter, va in un club... Certo. Dove può anche non giocare. Certo, questo sì, è giusto. Cioè, diciamo, sono i club storici che chiaramente hanno una certa fama, una certa situazione. Qui a Napoli abbiamo invece il discorso che quando arrivano vogliono, giusta ragione, chiaramente giocare quando vengono ad avere degli spazi. Quest'anno però, Tommaso, si è aggiunto un altro, da due anni si è aggiunto un altro fattore ancora in più. Perché è vero che non giocano, ma è anche vero che Sarri, no, non li impiega. Cioè, questi giocatori, pur essendo disponibili, pur essendo tecnicamente e tatticamente validi, tecnicamente e fisicamente validi, tatticamente, no, Sarri è restio a mandarli subito in campo. Vedi, Unas, per esempio, giocatore che giocherebbe, secondo me, titolare in tutte le squadre di Serie A, titolare, nel Napoli fa fatica. Io penso che onestamente l'attacco del Napoli è stato sempre e sarà forse sempre, finché sarà Sarri, Calle Conna, Mertens e Insigne, e poi c'è Unas, ma noi abbiamo anche un altro giocatore che l'abbiamo fatto diventare l'ultimo giocatore. Io nell'intervallo della partita con la Fiorentina, tra il primo e il secondo tempo, ho visto Giaccherini con un bavero addosso, che fa piano piano, con un viso, ma ti dico a te, ti giuro, mi ha fatto tenerezza. Si è seduto sulla panchina e si è messo così soltanto lui sulla panchina. Ma perché questo giocatore, che aveva 23 campionati con la Juve, aveva fatto un grande campionato, aveva un grande curriculum, un giocatore esperto, non dico superiore a Calle Conna, non ha trovato tanto spazio. Angelo. Sì, lo chiedi a me, ma io lo chiedo a te.
Perché sei tu che devi dare la risposta ai sì, ma io gliela do, è perché eventualmente, eventualmente c'è qualcosina che non va, non lo so, non lo so. No, non facciamo però la televisione dei misteri, perché noi siamo sempre chiari, trasparenti. Cosa c'è che non va? Forse il giocatore non rientra nei piani tattici dell'allenatore, sì, o meglio, ci rientra per poco tempo. È questo, è questo. No, è questo. Non è mai arrivato, non è mai stato chiamato. Siamo ancora più chiari. È rimasto a Napoli perché lui ha un contratto molto alto ed è difficile collocarlo. Ma siamo ancora più chiari, Tommaso. Nel gioco di Sarri, le posizioni degli esterni, sia da destra che da sinistra, sono supportate dai due difensori, diciamo, di fascia, no? Della difesa. Nel caso di destra Risai, nel caso di sinistra Goulam, nel caso fin quando giocava. Venendo a mancare una parte di sinistra di Usai, il Corriere dello Sport, non so se l'hai letto in settimana, ha fatto un'analisi perfetta. Io faccio i complimenti a Antonio Giordano, perché ha fissato partita per partita le azioni di attacco del Napoli, da dove si sono sviluppate. Ebbene, per tutte le partite, tranne le ultime due, ultime tre, si sono sviluppate tutte a sinistra per il 60%. Nelle ultime tre, tutte a destra per il 65%. Che significa questo? Significa. Tommaso. È matematico. Vai, Carmine. È matematico. Certo. Che manca Goulam in sinistra. Stiamo trovando nove soluzioni. Ma è un fatto normale. Non è, io ho visto 40 minuti della Sampdoria. Tommy, ti volevo far giocare, ti volevo far vedere come gioca Strinic. L'ho visto. Ma vi do la mia parola. Ed era anche forza. Ho visto e poi. Ed era in dubbio. Ma ti dico a te, ma proprio forte. Non dico come Goulam. Con me Goulam in quel ruolo è migliore che esiste in Europa. Sì. Ma però Strinic l'ho visto stasera. Ha messo la palla in mezzo a chi l'ha fatto gol a porta. Però ha voglio dire su Strinic, e poi do la parola a Tommaso, che ha ereditato il meglio di quello che ha imparato a Napoli con Sarri, secondo me, sviluppandolo poi in una Sampdoria dove chiaramente lui fa la differenza. Ma perché se è andato via la Sampdoria? Questo poi è un interrogativo che al momento noi non possiamo rispondere perché non sappiamo le cose come sono andate realmente. Però Tommaso, volevi dire qualcosa? No, volevo rispondere, collegarmi a quello che diceva Carmine sul lato sinistro. Cioè, voglio dire, è chiaro, il lato sinistro è stata l'arma vincente del Napoli sinora, perché per due motivi. Uno, perché chiaramente Goulam è diventato il miglior esterno d'Europa, forse una dei migliori esterni d'Europa. Sicuro. E soprattutto perché il grande sincronismo che c'è sulla fascia, sulla quella catena, come si dice adesso, sulla catena sinistra fra Goulam, Insigne e Amsic, che hanno prodotto tante di quelle azioni, diciamo, offensive. Ma con il beneficio, no Carmine, aiutami a dirle, non solo sul lato sinistro dove sono devastanti, ma anche sul lato destro, perché al 60-50% sono loro che poi mettono in condizione Caleon di entrare e di fare gol. Infatti diceva il Corriere dello Sport, le azioni iniziano a sinistra per chiudersi a destra, però domenica... Quindi hai perso quello e quello. Domenica capito? Però le azioni sono iniziate da destra e si sono chiuse a sinistra, perché male. Perché si è allargato più alla... Quelle poche azioni, quelle poche azioni malissime però, che abbiamo fatto. La però... domanda che devo fare a Carmine, ed è una domanda insidiosa, ma so che lui le supera, è... Come valuta la posizione di Zielinski in campo? Ma Zielinski quando gioco in mezzo al campo, con i tre di mezzo al campo e può giocare anche a quattro, è un signor giocatore. Ma se lo mettiamo sull'esterno sinistro, dove lui, in non possesso palla, deve rientrare, non è un giocatore che può fare questi movimenti. Lui deve stare nel vivo del gioco, può sostituire Allan, può sostituire come ha fatto parecchie volte Amsic, ma se lo mettiamo all'esterno, solo, soletto, mister, noi giochiamo a uno in meno, e poi ha sbagliato. Però Carmine, ascolta, altra domanda insidiosa, poi passa a Tommaso. Ma se Zielinski avesse realizzato quei gol... Cosa avremmo detto di Zielinski? Beh, era un fatto normale, non è che potevamo dire bravo, gioca bene. Lui non può giocare in quel ruolo, non sognerà mai finché giocherà sull'asse sinistro, solo soletto lì davanti e non ha nelle verticalizzazioni, lui non è ancora pronto sugli esterni, perché centralmente è tutta un'altra musica quando si inseriva centralmente, che ha fatto parecchi gol, se non mi sbaglio ha fatto 5-6 sì, gol. Però Tommaso, lui nei momenti culminanti c'era. Sì, c'è, però è chiaro che, come diceva Carmine, trova delle difficoltà tatticamente ad essere poi lucido in fase offensiva.
perché è chiaro che lui quando entra o subentra durante le partite è quello che ti spacca la partita, partendo da dietro l'abbiamo visto, c'è anche un bel tiro contro l'Atalanta, inventò quel gol così. Stare lì davanti quasi da punta ha delle difficoltà proprio nei movimenti. A questo aggiungici che non ha il supporto dietro, chiaramente che è limitato il supporto di Mario Rui, perché è ancora in difficoltà sotto il profilo atletico, e dello stesso Hamsik che continua insomma a alternare il suo rendimento, e quindi c'è un ulteriore. Però vedi, poi ci riallacciamo, avere un'alternativa in attacco significava avere anche la possibilità, nel caso in cui, come è successo adesso, Insigne si è fatto male, di rispostare Mertens sulla sinistra e di inserire il centravanti, no Carmine? Certo. E quindi oltre all'alternativa c'avevi anche un'ulteriore possibilità tattica. Questa è una cosa che, insomma, ti ripeto, è chiaro, tu non puoi prevedere l'infortunio di Milik, però tu un Pavoletti, non Pavoletti nel senso, cioè una seconda punta, tu la devi sempre tenere a disposizione. Michele Santoro, buonasera ragazzi, saluti da Treviso. Forza Napoli sempre al di là del risultato, grazie, salutiamo anche Gerardo Anna Donnarumma. Buonasera anche a Pier Mario Ferrandino, un presidente che a un certo punto della stagione dice se Sarri vorrà andare via ce ne faremo una ragione. Cosa può significare? Perché non gli rinnova il contratto con cifre importanti per far capire a tutti che ci sarà continuità nel progetto? Questo l'ho letto anch'io. Che pensi? Penso che noi sappiamo come il nostro caro presidente Angelo è furbo, sa quello che dice, molto spesso sbaglia anche a parlare con la bocca, però lui dicendo questo è normale, lui ha detto che se Sarri può andare via, se ne può andare via, né più né meno, se ne faremo una ragione, e lui va via. Ecco, ma non sarebbe bello, Tommaso, che proprio in questo momento in cui qualcuno discute il nostro allenatore, lui non lo confermi per altre, che ne so, 3 stagioni, come ha fatto con Goulart? Ma io credo che sia un argomento un po' delicato, e il fatto, ricordiamoci, il fatto di aver inserito la clausola all'interno del contratto la dice lunga, nel senso che io quella clausola leggo come una possibilità remota, perché 6, 7, 8 milioni forse sono anche assai, o possono anche essere pochi, dipende dalla squadra insomma, che ti prende. Però è quella che ti lascia una certa apertura su quello che può essere il futuro. Secondo me loro entrambi vedono, se il Napoli non riesce a vincere niente, io non so se continua l'avventura di Sarri. No, perché... dico un altro, di Sarri. Sì, dico un altro. Sì. Sempre sulle giornate che leggiamo noi. L'anno prossimo devo fare un contratto che mi deve arricchire, perché io devo arricchire la mia famiglia, sul mattino sempre. E anche questo, Angelo, mo la domanda te la faccio a te. Che ha detto Sarri? Guadagnare di più, mi sembra giusto, viene premiato come miglior allenatore, 500 calciatori votano per lui, fa il miglior gioco della Serie A, ma comunque anche di tante squadre europee. Beh, io lo confermerei vita natura durante, visto, di visto anche quello che sta mettendo in campo. Se riesce a lanciare qualche giovane in più e riesce a inserire qualche altra forza, anche perché mo a gennaio, Carmine, a gennaio avremo subito la prova del 9, se una prova del 9 che mi porto avanti da bambino, la famosa prova del 9, no? Praticamente qui si arriveranno dei giocatori che dovranno essere subito inseriti, perché noi che possiamo consentirci di attendere mesi e mesi e mesi per un inserimento? Io non penso che arrivino grandi giocatori, ve lo dico, me lo dica, io non sbaglio mai. Inglese non è un buon giocatore? No, inglese sì, chi l'ha preso già inglese? Arriva però. Lo tolgo inglese. Togli anche l'Italico? Versalico sulla destra, terzino. Ah sì, Versalico, difensore a destra. Sì. Facciamo maggio. No, a destra, quello può giocare anche a non sinistra. Gioca a sinistra. Destra. Vedete le partite, è un difensore a destra. Soprattutto. Credimi, allora non è un giocatore intanto loro, ma quelli stanno dicendo, io ogni mattino quando leggo il giornale hanno fatto già 30, 40, 50 nominati, gente che voglio vedere quanto ne vengono. Io dico che non arriverà mai un grande giocatore, e se compra qualcuno poi se la deve giocare, se gioca come attacco se la deve giocare con i 30 netti, a centrocampo se la deve giocare con Allan, Diawara, Hamsik, e in difesa forse lì potrebbe prendere qualche giocatore importante. Domanda per Tommaso da Sky 903 dalla pagina. Buonasera a tutti, per la mentalità di Aurelio De Laurentiis, dice Antonio Esposito. Siamo sicuri che rafforzerà la rosa? Io ho tanti dubbi, ma noi tifosi ci meritiamo di poter vincere qualcosa. Se De Laurentiis è sicuro di volerci farci felice, ciao a tutti, Antonio da Torino, Forza Napoli, sempre. Insomma, anche qui si aprono dubbi.
su rafforzare la nostra. La cosa che si è creata e quella che non si doveva creare è quest'area di dubbi che ci sono state, nel senso che adesso si è creata una situazione anche per cui il De Laurentiis vuol dire che non prende calciatori di un certo livello, non fa degli investimenti perché Sarri non li fa giocare. Sarri d'altro canto invece ti può dire, come ha fatto trapelare, che chiaramente lui al di là di quei giocatori che ha in campo non ha delle riserve alternative valide. Non ha ricambi alternanti. Questa situazione chiaramente è di molto, cioè è veramente contrapposta se tu ci vai a ragionare sopra. È chiaro che ti porta a confusione, che hai nell'ambiente, nelle situazioni. Sarri è uno che cerca di ovattare quelle che sono le sue scelte, lui l'ha detto chiaramente, ha detto per me ci sono dei giocatori imprescindibili, anche una sola gamba io li faccio giocare, come Insigne, Calaiò, lo stesso Hamsik per lui è fondamentale, Reina, Koulibaly, certo, assolutamente. E quindi questo è chiaramente chi sta fuori, purtroppo sentendo una cosa del genere si sente continuamente... Domanda insidiosa ancora per Carmine, mentre vi ricordo che potete andare in diretta con noi, 287955 è il numero di telefono per entrare con noi in diretta. Poi leggo anche gli altri messaggi, ma Carmine, la possibilità di far giocare questi nuovi giocatori nello schema di Sarri, abbiamo capito che Sarri ha bisogno di tempo per inserirli. Ora però, visto che Sarri ha sconvolto il modo di giocare di molti giocatori, no? Perché il palleggio di un tocco e via non è da tutti, bisogna avere una certa qualità, una certa tecnica, un giro palla con pazzesco, con velocità, un torello all'infinito, no? Certo. Da parte, prima di trovare l'imbeccata, l'entrata, il guizzo, il taglio, la sorpresa, il colpo, la genialità, no? Dei nostri fantasisti, quello così si sviluppa il gioco del Napoli. È così difficile trovare dei sostituti di questi grandi interpreti? Ma li dovrebbero comprare, e anche quando noi li compriamo, poi vengono a Napoli e lui solo per un mese e mezzo. Ma io la domanda è un'altra, hai giocato a calcio, ecco, giochi bene, facciamo conto, sei un giocatore forte, hai qualità. Noi giocavamo a 11 e 11. Se lo prendi da dove viene questo giocatore, da qualsiasi parte venga questo giocatore, e lo cali nella realtà Napoli, che è una realtà tutta particolare, perché non è che noi scopriamo l'acqua calda, ma facciamo un gioco che è diverso da tutti quanti ed è affrontato fino ad oggi. Quindi è un gioco particolare, un gioco non che se giochi nel Sassuolo e giochi nel Verona e giochi nel Chievo e giochi nel Genoa e nella Sampdoria è uguale un po' per tutti. E per inserirlo ci vuole tempo, su questo Sarri ha ragione. Questo io non dico. Ma perché che io... ci vuole tempo per inserirlo? Se uno sa giocare a calcio. No. Intanto ci vuole un giocatore quanto più anziano è, perché da esperienza, come gioca Sarri, è una cosa fondamentale. Perché ma poi è anche giusto, ci vuole tempo per giocare come giocano loro, ma non solo loro. Anche se qualche altra squadra. Uno che sa giocare a calcio, perché ci impiega tanto nel Napoli? Ad arrivare, ma io parlo di un giocatore Napoli, di valore. Angelo, stiamo vedendo un giocatore che si chiama Pulo Dybala, che sta giocando lì alla Juve e l'ha messo fuori e non l'ha fatto giocare. Higuain per 2 settimane l'ha messo fuori e non l'ha fatto giocare, perché non era in condizione, e lui durante gli allenamenti settimanali, quando vede che è un giocatore, ma tutti gli allenatori si dicono fanno questo, non li fanno giocare. È successo questo alla Juve con Higuain e con Dybala, i due migliori giocatori della Juve, figuriamoci. Io forse non riesco a spiegare bene la domanda che voglio fare, è colpa mia forse, sicuramente, però io voglio dire, prendiamo un giocatore medio-alto che il Napoli compra, io non lo so chi compra, mettiamo X, un Mister X che il Napoli compra, un forte giocatore, viene a Napoli, e che fa? Cambia il modo di giocare, cambia il modo di interpretare la partita, cambia il modo di mettersi in campo, cambia il modo di attaccare gli spazi, cosa succede? No, tu hai fatto la domanda, la tua è chiara, io ti rispondo dicendo che praticamente non è una questione di calciatore, cioè non è il calciatore il campione che ti fa la differenza del Napoli, la priorità del Napoli è il gioco del collettivo, ecco, che è chiaro, che al di là insomma di quelli che poi possono gli interpreti, nel senso che se lui chiaramente ha degli interpreti di una classe, soprattutto molto spesso si parla di fisicità, di gente insomma che chiaramente ha un altro passo, un'altra situazione, è chiaro che potrebbe fare con quei calciatori il suo gioco e quindi svilupparlo al massimo. Noi abbiamo visto la grande differenza che c'è fra il Napoli, per fare un esempio, e il Manchester City. Abbiamo visto che quando loro fanno girare la palla, ma tu non la vedi più, anche se sei il Napoli,
Allora lui dice quello, dice dovremmo prendere dei calciatori di un livello grandissimo che devono poi imparare quello che è il... Solo che il Napoli il livello grandissimo non li potrà mai prendere, perché sono calciatori che non può prendere. Ed è chiaro che quelli che vengono sono di medio valore e hanno più difficoltà in inserirsi. Allora andiamo ancora al telefono, c'è un telespettatore, pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, mi chiamo Gennaro. Da dove chiami, Gennaro? Esattamente dalla provincia di Caserta, nella zona di Formicola, che siamo dell'Alto Casertano. Buonasera, buonasera, prego. Io seguo il Napoli da 60 anni. Sì. Allora, la maggior parte di voi giornalisti, non dico quelli, ma la maggior parte, forse non hanno capito ancora niente. Noi stiamo giocando con un calciatore in meno, la prima cosa, che si chiama Amfic. E questo signore dell'allenatore non lo mette fuori squadra, la prima cosa. Seconda cosa, il signor Sarri è limitato. Questo gioco, ha avuto ragione Cagni qualche settimana fa, questo gioco si vedeva 30 anni fa. Noi abbiamo avuto un signor Vinicio che con tre giocatori di classe, cioè Giuliano, Esposito e Burnici dietro, si è portato a sfiorare lo scudetto. Questi con 11 più la panchina, tiene tutti i titolari, tutti nazionali, e non è capace di portare, fa giocare sempre gli stessi. Questo è tutto, la ringrazio, buonasera. Prego, prego, buonasera. Erano anche altri campionati, altri anni, altro gioco e altre situazioni. Il Napoli non giocava con le coppe. Piano, piano. Vabbè. Però, tu prima hai detto una cosa, Tommaso. Hai detto non serve il campione, serve uno che si cala tatticamente nell'organico del Napoli. Allora a questo punto io mi chiedo, possibile che nel panorama nazionale, internazionale, non ci siano calciatori adatti, pronti via, no? Pronti via, a calarsi subito in campo e interpretare il ruolo come desidera Sarri? Sì, è chiaro che ci sono, però Angelo, costano e torniamo sempre ai soliti discorsi, cioè gli investimenti bisogna farli, noi se guardiamo gli investimenti che sono stati fatti negli ultimi anni sono sempre stati giocatori prospettici, cioè adesso abbiamo bloccato Inglese potenzialmente è un buon giocatore, 25, insieme, ma a che livello? Tutto sulle palle alte, però... ma non le palle alte? Vero. No, dico, ma giustamente, no, calma, cioè, a che livello? Stiamo parlando di giustamente... Che è un giocatore forse che verrà a Napoli, farà benissimo, io chiaramente, come hanno fatto anche gli altri, tutti il resto, ma sono sempre giocatori da scoprire, da verificare. Certo. Allora, ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, poi torniamo subito perché voglio commentare con voi delle immagini. A sfugliatella. E che vi siete persi? Vuoi sapere se puoi fidarti? Vuoi sapere dove va? Vuoi sapere dove sta? Vuoi sapere con chi sta? Vuoi sapere chi è? Partenopolo Investigazioni. Vi dice chi, come, quando, perché. Ed anche qualcosa in più. Bene, rieccoci nuovamente collegati in diretta con il nostro programma. Ricordo a tutti che potete formulare il 287955 per andare in diretta con noi e naturalmente poter formulare domande ai nostri ospiti, Tommaso Mandato e Carmine Tascone. Generalmente le polemiche nascono sempre quando la palla non supera la linea bianca. Perché fin quando il pallone supera la linea bianca, tutto viene occultato. Questa è storia. Tutto viene occultato perché praticamente non ci sono polemiche, ci sono sorrisi. Come il pallone non supera più la linea bianca e allora nascono polemiche. Se noi guardiamo le immagini di domenica scorsa contro la Fiorentina, eccole qui, l'abbraccio tra Pioli e Sarri, capiamo come il Napoli, pur avendo fatto sei palle gol
pur avendo fatto 6 palle gol e pur avendo sfiorato più volte il gol, alla fine non raccoglie quei consensi che vincendo per 1-2-0 avrebbe pure raccolto. Noi molto spesso siamo prigionieri del risultato, Tommaso, al di là del gioco bello, delle azioni, ma se non fai gol... Ma non noi. No, noi. Scusa, Tom. Ma non noi, tutte le squadre, Angelo, cioè, questa certo. È una cosa... Sì, ma nel caso del Napoli, primo in classifica, sì. Con un punto dalla prima, la possibilità di superarla, non vinci, è più, Tommaso, l'amarezza del mancato sorpasso o della constatazione che il Napoli non è più brillante come prima? Ma guarda, io credo che in città dopo questa settimana, questi 8-10 giorni, insomma, si respira un'aria di pessimismo che sinceramente non è giustificata, nel senso che sinora secondo me il Napoli ha fatto un grandissimo, eccezionale campionato, non ce lo saremmo mai aspettato, insomma, una partenza così lanciata. Eppure è chiaro che si vede, insomma, in questo momento è un pochino in difficoltà. Poi è chiaro che dipende sempre molto dai risultati, ma non è solo una questione nostra, è una questione di cultura proprio sportiva. Cioè l'importante per tutti è vincere, al di là, insomma, di come arriva forse il risultato. Per cui la mancanza della vittoria per solo 3-4 partite sta creando quest'area di diffidenza, ti ripeto, ingiustificata, perché poi alla fine se vai a guardare la classifica stai un punto sotto dall'Inter e un punto sopra dalla Juve. Quindi questa te la dice lunga su quelle, insomma, che sono il campionato del Napoli. Sinora. Ecco, un secondo tempo qui il Napoli, vedete questa azione clamorosa, qui Zielinski sul sinistro. Forse facciamo vedere stato, anche quella di se ci fosse stato Insigne, vedremo anche quella di Mertens. Se ci fosse stato Insigne magari lì avrebbe potuto segnare. Questa invece è l'azione con ancora il tocco di Mertens e il palo del Napoli sul tiro di questa. Vedi, a volte il pallone un po' di deviata, prende il palo, va dentro, nessuno dice niente, invece prende il palo e va fuori. Ma io mi fa piacere anche sapere Carbine come la pensa. Il secondo tempo abbiamo visto un Napoli migliore, perché il primo tempo la Fiorentina ha fatto una bella partita. Il primo tempo è una grande Fiorentina, una bella partita. E questo ci potrebbe anche, insomma, lasciare un attimino più positivi. Guarda qui Amsic. Il Napoli, per esempio, ho visto sia contro la Juve, sia visto contro il Feyenoord è stata una brutta squadra. Nel secondo tempo il Napoli invece è uscito alla distanza. È uscito alla distanza, è vero, sì. Eh? Sono d'accordo con te, Tom, è uscita la Tisca e hanno commesso poi al limite dell'area di rigore, commettono errori. Sempre degli questa errori. Questa invece è Carmine, l'azione di cui parlavi tu. Guardate qua, Merta, qua è... solo, lo mira, fa gol, tutti aspettavamo il gol. Se 10 giorni fa, un mese fa. Prima... Un mese fa sfondava la rete, sfondava la rete, perché tira di interno piede, lì non deve tirare interno piede, di esterno piede, vedi questo qui a sinistra, per battere sul palo lungo. E l'ha tirato addosso al portiere, quello non è stato bravo il portiere, ma è stato lui che ha tirato malissimo, guarda. Bene, e naturalmente recriminiamo, non abbiamo trovato il gol e naturalmente il Napoli adesso è tutto da rifare. Ecco, io su questa cosa non mi trovo d'accordo con molti tifosi, perché è vero che il risultato è fondamentale, ma è anche vero che noi non abbiamo pazienza, noi non abbiamo la capacità di saper attendere. E sapere anche, io non voglio esagerare, però noi dobbiamo anche sapere accettare un pareggio e proiettarci alla prossima gara con l'entusiasmo. Non possiamo spegnerci o pensare che tutto è finito perché non abbiamo fatto il sorpasso. Ma quello l'hanno applaudito a fine partita. Sì, quelli del San Paolo sì. Ma se tu parli in città, Sarri è colpevole, De Laurentiis va a fuoco, Amsic se ne deve andare, Calaion deve riposare, quell'altro non va bene. Ragazzi, cerchiamo di... Io però adesso ti voglio dire anche una cosa. Sì. Se io al campo che sono andato a vedere la partita, a fine partita, io... al solito che me ne vado, non applaudo, perché questo fatto che questi anche dopo la partita che hanno perso, che abbiamo perso con la Juve, vanno sotto le curve e le curve le applaudono, per me le curve, signore, ora diventa, non è un fatto per bene, perché non li possono applaudire. Il Napoli restava in testa alla classifica anche con la Juventus. Sì, e noi vogliamo fischiare una squadra che ha dominato la Juventus. No. Che si è arroccata dietro, ma che è vero, che ha vinto la partita. Io alzo i tacchi e me ne vado a casa. Vabbè, il tifoso. Un po' anche. Il tifoso innamorato ha preso uno schiaffo, ma l'ama sempre la sua donna. Andiamo al telefono. Pronto? Ah, sì, signora Maria. Buonasera, mi sentite? Certo che sì, buonasera.
sono Enzo da Fermo. Angelo si ricorderà di me che ho fatto un paio di interventi, due o tre interventi. Certo, Enzo, buonasera. Con la trasmissione di Raffaele. Buonasera, salutiamo Raffaele Tagliamonte. Ciao. Sì, e niente, io volevo intanto farti complimenti perché sei l'unico giornalista, ma te lo dico con tutto il cuore e tutta l'anima, di napoletano, nato a San Giovanniello, quindi... come la La tua visione prescinde da quella che è solo tecnica, circoscritta all'aspetto tecnico, come fa anche il pur bravissimo signor Tascone, per carità, stimo lui tecnicamente in una maniera straordinaria. Però io vorrei porre queste due domande, perché sennò il popolo napoletano non cresce mai. Prego. La prima domanda è questa: come mai la stampa, per esempio, parlando della Juventus, che in tre partite ha fatto una sconfitta a Genova con la Sampdoria, un pareggio come abbiamo fatto noi con l'Inter e ha vinto con Napoli, però nessuno ha detto niente di questa Juventus e continua a stare un punto dietro di noi. Secondo, l'Inter ha pareggiato facendo una partita infrasettimanale, cosa che il signor Spalletti ci aveva tanto sminuito, no? Con le nostre partite con Manchester City, eccetera, eccetera. Come ha provato a fare una piccola fatica durante la settimana, è andato in difficoltà. Non è riuscito con una squadra di Serie C ad esprimere però, quello che normalmente. Però qua c'è un sistema, ma ti faccio rispondere. Allora io vi chiedo: o facciamo i napoletani che pretendiamo dal presidente che ci dà tutto bello e pronto, cioè ci dà i titolari e ci dà i sostituti di questi campioni, mi riferisco a Insigne, Mertens, eccetera, eccetera. Cosa impossibile, perché nemmeno la stessa Juventus c'ha alternative a Dybala e Higuain. E poi vorrei unire un'ultima cosa: perché si preoccupano tutti e ci danno addosso prevedendo magari altre disgrazie e nessuno si chiede ma se viene il raffreddore ai Cardi o ai Higuain che succede? Ecco, questa è la domanda. Ti rispondiamo, grazie, grazie, grazie Enzo, grazie Tommaso. Lui mediaticamente, l'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo, siamo inferiori rispetto alle grandi squadre, per cui è chiaro che fa gioco ed è destabilizzante parlare dei risultati anche minimi negativi del Napoli, cosa che chiaramente viene ben mascherata quando succede nelle altre squadre. Per quanto riguarda poi le alternative, sappiamo, lo dicevamo prima, che il Napoli ha bisogno sicuramente delle alternative, soprattutto lì davanti. E le stesse squadre, diceva il nostro amico, che praticamente hanno trovato le prime difficoltà come l'Inter ieri sera, ma là più che una questione fisica penso sia una questione di approccio, no? Otto giocatori, e poi ha messo... Si è capito una cosa sull'Inter, vediamo se ho centrato, poi ti faccio subito rispondere, che praticamente l'Inter non c'ha le seconde linee, no. Se lo mette in campo questi 4-5 soliti, ma non fa niente. Ma anche lui, quello, giocano sempre 15-16 giocatori. Solo che loro non giocano le coppe. Ne hanno 24, e poi loro hanno un grande uno, ecco, ne giocano le coppe. Certo. Perché questa è una cosa veramente eccezionale. Preparano e poi, bene, ho visto stamattina un po' i giornaletti miei che trovo personalmente, girone di ritorno c'è in casa, la Juve. Napoli. La Roma e il Napoli. Sì. Allora io mai, da vecchio interista, perché io ho vissuto tanti anni fa, adesso non li penso proprio, non li guardo manco quando giocano, ti dico Angelo... Proprio che annoiano. Annoiano. Ti dico, dobbiamo fare attenzione, perché questo veramente fanno paura, Tommy, fanno paura perché... È una bella squadra. È una bella squadra. Però è chiaro che, Carmine, anche loro, secondo me, non possono prescindere quei 4-5 giocatori inamovibili come Icardi, come Perisic, Andanovic. Portiere. Sul portiere, io... Così c'è un bel portierino, portierino molto sicuro, molto Padelli, Padelli è bravo. Ma chi è stato col Torino, ha fatto il titolare per quattro volte, veramente un bel portierino, mi piace molto. Va bene, non parliamo dell'Inter che non ce ne frega proprio, parliamo del Napoli che domenica a Torino, a qualche giorno, sabato va alle 18 a Torino, ragazzi, e va a giocare con un Torino che viene da una vittoria fuori casa a Roma, un po' rubacchiata, però comunque 3-1. Quell'arbitro si dovrebbe... Giacomelli. Deve essere radiato. Non,
non lo dovete mandare per due settimane e poi lo mandate. A me, figurate come fare, gli hanno detto non lo posso vedere, ma ha fatto un'altra forma, ha mandato l'allenatore a Salerno, gli ha preso Colantuno, fa sempre questo per tutto settimane, non lo posso vedere, figurate, va a parlare bene della Lazio, faccio fatica, però onestamente, anzi quello è un calcio di rigore, ha visto tutto il mondo, ma perché non sono andati vicino al VAR? No, ma io mi chiedo, è andato al VAR. Ma il VAR invece di valutare il calcio di rigore, ha valutato l'espulsione, che non c'è forse troppo di Immobile. Insomma, questo è grave. No, e allora Immobile l'ha data la testata. Ha tentato, anche il tentativo. Si ha fatto la sceneggiata. Anche il tentativo è punibile, però voglio dire, là ci può anche essere l'espulsione. L'errore grande è il rigore, perché l'errore grande non puoi non vedere una cosa del genere, cioè non è un'interpretazione. No, io vorrei tanto che questa VAR aiutasse, mo, al di là che non ce ne frega niente della Lazio, ma tu pensi che se fosse successo a noi una partita con la Juventus, mamma mia, qua avrebbero incendiato tutto, mamma le televisioni, sarebbe successa. Allora io dico c'è il mezzo televisivo, però vedi, mettiamolo in opera. Sì, però il mezzo televisivo, come in questo caso, e proprio questo è il caso lampante, dipende dal fatto che praticamente anche quello è soggetto a interpretazione. Perché se tu vai, tu come l'hai interpretato? L'hai visto? No, io l'ho visto, l'abbiamo visto tutti qua, però io ti dico, quello che poi deve decidere è un uomo, e chiaramente è l'arbitro che sbaglia anche nell'interpretazione. E allora bisogna dare più potere al VAR. Quello di sopra devi dire, voglio, devi concedere il calcio, ti dico, altrimenti ferma la partita e vattene in spogliatura. Perché è rigore netto. È rigore netto. Andiamo al telefono, pronto. Mamma mia, non lo fa succedere mai un fatto del genere. Mamma mia, pronto. Ce la so poca le polemiche. Pronto? Pronto? Eccoci qua, buonasera. Buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera. Ci posso fare una domanda a Carmine Tascone? Eccolo qua. Signor Carmine, un'informazione. A lei lo conosco da pure da 30 anni, quando la Grumese l'ha portata in C2. La Grumese in C2. Con la Grumese. Gigi Derrico, presidente. Carmine, un'informazione, ma è vero che il presidente del Napoli si sta comprando una squadra di Serie C o di Serie D? Ma io non sono a Carmine. Onestamente non mi risulta, perché i giornali non l'hanno ancora detto, che sarebbe come esce questo fatto, sarebbe la prima cosa che la mettono subito sui giornali e televisione. A me non risulta questo, guarda. Ah, ho capito. Perché lei ha qualche squadra da suggerire? No, perché... Grazie Carmine. Prego, figurati, prego. Ciao bello. Ciao. Arrivederci. Forse aveva qualche squadra da suggerire. Ci manca pure una squadra. Sono pochi i problemi. No, no, Carmine. Dunque, Torino-Napoli. Torino, sempre ostica questa trasferta. Abbiamo vinto un po' negli ultimi anni, però è sempre stata molto dura. Napoli, che è chiamato a dare continuità dei risultati in trasferta, ha solo pareggiato, poi ha sempre vinto. Però, c'è il però del dubbio ancora Insigne. Sì, come dicevi tu, una squadra sempre ostica, soprattutto in quell'ambiente torinese, in quello stadio, insomma, che è particolarmente caldo. Fortunatamente per noi viene da una vittoria. Che cosa voglio dire? Chiaramente è una vittoria anche, diciamo, sudata, con tante polemiche che c'è stato, però è chiaro che quella squadra, insomma, si diceva addirittura che se non avesse fatto risultato era in bilico lo stesso Mihajlovic. Quindi viene dalla vittoria, potrebbe essere meno assetata di punti. E il Napoli, ma dipende sempre non dal Torino, dipende sempre dal Napoli. Se il Napoli ha recuperato energie, se il Napoli ha recuperato i suoi uomini fondamentali, allora anche a Torino non c'è storia. Come dicevi tu, sì, è una squadra ostica, perché tutte le squadre dell'allenatore Mihajlovic sono veramente tutte ostiche. Prendono un po' il carattere. Però, Tommy, sì, dipende dal Napoli. Certo. Se il Napoli gioca come nelle ultime due o tre partite, io penso che sarà difficile vincere. Se il Napoli mette palla a 5 e gioca precedentemente, com'è, non c'è minestra per nessuno. No, ma io questa determinazione, questa concentrazione, questo spirito di abnegazione, io non la vedo più Angelo, non la vedo più, chi gioca. Bisogna ritrovare questo spirito. Volevo solo chiudere dicendo che praticamente il Napoli ha la partita più difficile del trittico, sì, perché la Roma e l'Inter giocano in casa e la Juve c'è una partita in trasferta, però insomma abbastanza abbordabile, adesso non ricordo qua.
Quindi è chiaro che il Napoli deve assolutamente fare punti e non perderle nei confronti degli altri. Ogni puntata noi parliamo di un calciatore. Stasera voglio parlare, in questi pochi minuti che ci restano, di un calciatore che per abnegazione, per dinamismo, per capacità di sofferenza, di lotta, sta veramente onorando la maglia azzurra. Sto parlando di Haaland. Tommaso, come giudichi Haaland? È la migliore stagione di Haaland da quando sta a Napoli, è maturato moltissimo in questo momento, non in questo momento, cioè da quando è iniziato il campionato, la stagione, è l'elemento inamovibile nel centrocampo del Napoli, è quello che sta dando quantità e qualità, che noi abbiamo sempre visto un Haaland corridore, recuperatore di palle, un portatore d'acqua e tutto il resto. Quest'anno invece riesce ad essere determinante anche in fase offensiva, per cui il suo impiego, ti ripeto, è proprio a prescindere dall'impiego degli altri. Haaland, Carmine. Io mi ricordo quella partita contro il Napoli, lui giocava contro l'Udinese, il Napoli, con l'Udinese, picchiava tutti, però adesso, a parte che è forte fisicamente, grande concentrazione, determinazione, ma ha imparato anche a giocare, e questo è un merito di Sarri, perché certo, lui quando fa le cose buone dobbiamo dire. Certo. Questo, lui era quell'incontrista, non è che doveva giocare a calcio, invece oggi, forte fisicamente nei contrasti, però quando ha la palla ai piedi sa anche giocare. E poi tutto sommato ha fatto anche lui 4-5 gol, sì, ha fatto dei gol. Ed è uno che comunque si propone, che comunque risolve molte questioni, recupera, rimposta, cofinalizza e addirittura salva. Bravo Alan, bravo Alan, continuo così. Qualche minuto per parlare anche della Damiano Promotion. E allora, innanzitutto diciamo che il 22 dicembre ci sarà una bellissima festa. Sì. Io chiederò proprio all'emittente di poter disporre anche di un cameraman, perché potremo realizzare un bello speciale con tanti campioni in un momento di festa su, al campo della Paratina, la Damiano Promotion. Campo Paratina, la Damiano Promotion. Dunque abbiamo fatto questo prima di Natale, perché arrivano giocatori soprattutto da Roma, sono 6-7 squadre che arrivano 2007-2008, e abbiamo ritenuto opportuno, ci saranno giornalisti, grazie anche a te mi auguro che vieni anche tu, caro Angelo, per fare qualcosa di nuovo, perché tutti quando a Roma fanno i raduni, all'altro lato, e noi ci siamo tenuti il 22 dicembre al Centro Sportivo Paratino e facciamo questa dalle 10 del mattino, sicuramente ci saremo anche con le nostre. Ma poi è importante intervenire, perché ormai sono 30 anni che si fanno questi raduni, e vi dico che al di là dell'aspetto tecnico c'è da imparare moltissimo, perché è facile guardare i calciatori che noi guardiamo in televisione, sui campi, dalla Serie A alla Serie B alla Serie C. La cosa più difficile che fa questo signore a fianco a me, lo fa da 50 anni, è quella di intravedere nei ragazzi i potenziali campioni, che è la cosa più difficile che ci può essere. Invece Tommaso, tu per quanto riguarda le attività di prevenzione con le quali siete sempre in contatto? Ci siamo fermati e abbiamo fatto l'ultima a Pompei, abbiamo fatto la sedicesima tappa, e quest'anno siamo contenti perché abbiamo fatto in quest'anno oltre 10.000 visite gratuite alla popolazione, per noi è un risultato grandissimo, sono state salvate 6-7 vite, e questa è la cosa più importante. Certo che sì, la prevenzione è sempre importante. Beh, almeno resta adesso che salutare tutti quelli che ci guardano da fuori regione, tutti quelli che ci guardano sulle frequenze di Sky 903, tutti quelli che ci guardano su TLA, su Teleagheri, tutti quelli che ci guardano attraverso la pagina Facebook collegata sulle mie e sulle nostre reti, ringraziare i tecnici di TLA, ringraziare la proprietà, ringraziare Tommaso Mandato, buonasera. Grazie a voi, grazie a te Angelo. Ringraziare anche Carmine Tascone. Grazie a te Angelo per l'invito. Vedete questa trasmissione pacata, giusta, che dà la possibilità di parlare di calcio, di capire del Napoli, non di attaccare la nostra squadra del cuore, ma soltanto di parlare di quello che va e di quello che non va, però con un unico denominatore, l'amore per questa squadra, per questa società e per questo club. Al di là dei nomi, resta il Napoli, la nostra squadra del cuore. Grazie a voi tutti e buonasera. Come bella sciugliatella, Cassia di gioca si frolla, dei fratelli correali, una prima che è speciale, ma dillo chi si sfizia, altrimenti ci scapizzi, a sciugliatella. E che vi siete persi? Vuoi sapere se puoi fidarti? Vuoi sapere dove va? Vuoi sapere dove sta?
Vuoi sapere con chi sta? Vuoi sapere chi è? Partenopoli Investigazioni. Vi dice chi, come, quando, perché. Ed anche qualcosa in più. Solo